capire le ragioni dietro il disastro della centrale nucleare Epsilon, bisogna andare indietro, non così indietro come fanno certi complottisti, che parlano del fatto che la centrale sia stata costruita su un cimitero nativo e del fatto che venne posta la prima pietra durante l'anniversario di Chernobyl e che venne inaugurata durante l'anniversario di Fukushima. No, dobbiamo parlare della progettazione della centrale stessa e dell'uomo responsabile di gran parte dei problemi. Si trattava di un giovanissimo sovrintendente, chiamato Marolli. Le male lingue questionavano come mai qualcuno di così poco peso accademico avesse un ruolo così importante e supponevano che fosse dovuto alla sua potentissima famiglia d'origine. Sia come sia, Marolli era un fervente sostenitore dell'energia nucleare. Lui diceva sempre che erano tre i grandi nemici dell'umanità: il rinnovabile, gli ambientalisti e le regolamentazioni statali. Marolli era di scuola liberale. Adam Smith, Hayek, Ayn Rand, Rothbard, Milley. Sosteneva che lo Stato fosse il male assoluto e che le aziende dovessero essere lasciate libere di organizzarsi da sole, compreso il settore nucleare. Riteneva che le misure di sicurezza fossero non solo inutili, ma dannose e dovute all'analfabetismo funzionale della gente. Per questo Marolli si mise più volte di traverso durante i controlli e fece pressioni politiche affinché diversi controlli di sicurezza venissero condotti in modo rilassato e che altri venissero proprio aboliti. E si sa, i controlli internazionali sono aggirabili, come ci insegna il disastro di Fukushima. Marolli, quando riceveva critiche sui suoi progetti o evidenze di errori che avrebbero richiesto di allungare i tempi di costruzione, semplicemente licenziava chi glieli faceva notare e lo sostituiva con un suo lacchè. Per questo motivo, come fecero notare gli ingegneri a posteriori, la centrale Epsilon aveva la bellezza di 841 falle strutturali, 21 delle quali di livello medio, 4 delle quali di livello grave. Però qui spezzo una lancia e sospetto che ci sia dietro una sorta di effetto Titanic. Tutti i disastri sono ovvi a posteriori, d'altronde. Col senno di poi tutto era prevedibile. Dobbiamo ricordare che la centrale Epsilon era una centrale vecchissima e che era stata più volte proposta per lo smantellamento. La sua tecnologia era troppo primitiva ed era stata costruita con regolamentazioni molto più lasse di quelle di oggi. Ma Marolli si era sempre opposto e aveva più volte fatto lobbying per estendere artificialmente la vita della centrale nucleare, che i poveri ingegneri dovevano a forza potenziare, riparare e sistemare secondo le nuove norme, per quanto possibile. La verità era che diversi di loro avevano criticato questa cosa, dicendo che era come tenere in vita un cadavere. Furono profetici, ma non nel modo che pensate. La centrale Epsilon era un pugno nell'occhio, un vero e proprio ecomostro a cui venivano costantemente aggiunte nuove stanze e nuovi compartimenti, e che veniva potenziato nonostante si reggesse su continue riparazioni, diverse da quelle rimandate da Marolli con l'accusa che fossero dovute a paranoia. La tempesta perfetta si verificò in una torrida estate. Come tutti sanno, le centrali nucleari hanno bisogno di acqua per raffreddarsi. Senza, le cose si fanno pericolose. Il problema è che quell'estate c'erano delle secche in tutto il paese, interi fiumi quasi prosciugati, e la centrale nucleare era estremamente inefficiente in questo, risucchiando una quantità enorme di acqua. Quello era il giorno del test, e Marolli intendeva spingere la centrale alla sua massima produttività. C'erano state infatti fortissime pressioni per farla chiudere, visto che era costata il triplo di quanto prognosticato da costruire. Ci aveva messo il quadruplo prima di diventare operativa e a suon di riparazioni e sostituzioni stava costando ancora di più. Marolli per questo decise di spingere il test all'estremo e produrre più energia possibile, proprio mentre la quantità di acqua disponibile era al minimo. Non si sa come, non si sa perché, ne seguì la tragedia. Il computer era settato automaticamente per fermare ciò che sarebbe successo, ma poteva solo provare. La reazione era già iniziata. Ora, che ci crediate o meno, il disastro era ancora lieve e poteva risolversi nel giro di pochi minuti, ma due ostacoli resero una potenziale commedia l'inizio di una tragedia. Il primo fu la negazione di Marolli. Quando i suoi ingegneri gli fecero notare che i parametri erano fuori controllo, Marolli li ignorò, dicendo che avevano capito male. Quando l'allarme antincendio iniziò a suonare, Marolli disse che era probabilmente un glitch nel computer. Quando Marolli diede delle indicazioni per sistemare il disastro,
vennero capite male dai suoi stessi lavoratori, assunte alla bella e meglio grazie a indicazioni e alle minori regolamentazioni statali, e vennero inseriti degli input leggermente sbagliati. A quel punto Marolli udì le uniche due parole che nessun umano vorrebbe mai sentire da un ingegnere nucleare. Oh no. Seguì un profondissimo suono, simile a quello di un terremoto. Il terremoto fu udito in tutti i villaggi vicini alla centrale. Il secondo problema fu la comunicazione. Marolli rifiutò fino all'ultimo di divulgare all'esterno che la centrale era andata in meltdown, anche quando aveva smesso di negarlo. Prima disse ai suoi ingegneri tramite l'interfono che c'era stato un terremoto. Un terremoto! Gli ingegneri, invece di abbandonare la centrale, rimasero lì. Non lo sapevano, ma quei pochi minuti li avrebbero potuti salvare. Man mano che la centrale proseguiva ad andare verso l'incendio e l'autodistruzione, mentre i livelli radioattivi aumentavano, Marolli dovette fare un secondo annuncio, dicendo che c'era un incendio e che stavano lavorando per spegnerlo, cosa che si rivelò disastrosa. Invece di mandare gli ingegneri e gli operai per sistemare, vennero mandati i semplici pompieri. Noi queste cose le sappiamo dalle testimonianze, visto che gli stessi computer hanno perso tutti i dati durante il disastro e avevano smesso di mandare segnali fuori dalla centrale. Ora, iniziamo a parlare del disastro in sé. Il disastro sarebbe stato semplice da gestire se tutte le porte si fossero chiuse ermeticamente, ma una si inceppò. Di nuovo, andare al risparmio sui materiali non fu la migliore delle decisioni. L'unico motivo per cui si seppe del disastro dalla centrale fu che uno degli ingegneri si insospettì e decise di telefonare autonomamente alla polizia. La polizia venne informata, ma secondo i tabulati la centrale aveva solo un incendio. Gli agenti chiamarono comunque il coordinatore, ossia Marolli, il quale ripeté la storiella dell'incendio e che la mancanza di segnali era dovuta ad un piccolo contrattempo durante il test. Gli agenti per questo divennero sospettosi e uno di loro, un ex architetto chiamato Odradek, sentiva puzza di bruciato. Decise di mandare una pattuglia e chiamare ingegneri, soprattutto ex ingegneri, che avevano lavorato alla centrale e che erano stati licenziati da Marolli. Quando si rese conto del disastro che era stata la conduzione della centrale, Odradek iniziò subito a telefonare a pompieri e dir loro di andarsene immediatamente dalla centrale. Odradek non lo sapeva, ma stava telefonando a dei cadaveri. Inizialmente Marolli emanò un annuncio ai villaggi vicini, dicendo che c'era stato un piccolo incidente nucleare, qualunque cosa significhi piccolo incidente nucleare, e che le autorità dovevano, in qualsiasi modo, impedire l'evacuazione dei cittadini, perché non era fisicamente possibile che fossero contaminati e perché il panico avrebbe causato solo vittime. Ma torniamo indietro. Nel frattempo i pompieri sono arrivati e si sono ritrovati di fronte ad uno scenario surreale. La centrale è completamente in preda alle fiamme. C'è uno strano fumo che si sta alzando formando una torre minacciosa verso il cielo. Per terra ci sono dei pezzi di un materiale strano che sono caldissimi ed infine addosso a loro iniziano a piovere uccelli morti. Non lo sapevano, ma vennero esposti ad una quantità gigantesca di radiazioni, infinitamente più grande dei 5 Gray, che ammazzano un adulto in 5 ore. A differenza di Chernobyl, qui i dosimetri funzionarono correttamente e avevano una scala grande, ma i pompieri non li avevano in dotazione. A quel punto i cittadini vennero svegliati dall'allarme antinucleare e videro il cielo perlustrato da aerei militari, videro soldati ricoperti di protezioni antiradioattive con maschere antigas. Questi stavano spruzzando qualcosa, qualcosa che sembrava acqua per terra. Venne dettato alla gente di seguire 10 regole. Prima regola: chiudere subito le finestre di casa propria, chiudersi tutte le porte alle spalle. Seconda regola: abbandonare immediatamente le abitazioni e recarsi all'esterno. Terza regola: non bere per nessuna ragione al mondo l'acqua dal rubinetto. Quarta regola: se qualcosa cade per terra, non raccoglietelo. Quinta regola: non guardate verso la centrale nucleare. Sesta regola: non portatevi via niente se non lo stretto necessario. Settima regola: sui bus di soccorso dare priorità ai bambini, gli anziani salgono per ultimi. Ottava regola: indossate le mascherine. Nona regola: abbandonare gli animali.
Quest'ultima regola destò enormi problemi. I bambini piangevano mentre i genitori li portavano a forza sui bus. Una volta evacuati, tutti loro vennero obbligati a perdere i propri vestiti, che vennero immediatamente pressati e sepolti sotto del cemento armato. Vennero obbligati a lavarsi sotto getti di acqua gelida pressata, allo scopo di rimuovere anche la minima quantità di polvere radioattiva. Quasi tutti loro morirono nel giro di un mese. Ci fu gente che scalpitò per salire per prima sul bus, anche gettando a terra gli altri. Tutto per qualche ora di vita extra in ospedale prima di morire, come tutti gli altri. È difficile stimare i danni e i morti di questo disastro, soprattutto a causa della legge Marolli sulla censura di cui parleremo tra poco. C'è da dire che, con tutto ciò che è successo, ci è andata bene, perché quasi tutto il materiale combustibile è rimasto dentro il reattore. Se fosse stata una quantità leggermente superiore, i danni sarebbero stati molto più alti. Ancora oggi lì dentro, sepolto dentro tutto quel cemento, c'è una quantità enorme di detriti. Lo chiamano il Leviatano, una versione gigantesca e terribilmente più radioattiva dell'Elephant Foot, che nessuno può fotografare senza morire. Anche dopo tutti questi anni bastano pochi secondi per perdere coscienza e poco dopo la vita. Le stesse macchine fotografiche non funzionano. Comunque. Iniziamo dal danno economico. Il costo totale per bonificare la zona di esclusione, rinchiudere la centrale in 3 sarcofagi concentrici e ripagare le vittime fu stimato a circa 800 miliardi di euro, una quantità enorme del budget nazionale per anni e anni sarà dedicata soltanto a sistemare il danno. In realtà il costo si alzò ogni singolo anno man mano che venivano scoperti nuovi danni da radiazione. Ricordiamo inoltre che la legge Marolli smise di riconoscere parecchie famiglie come vittime, sottostimando il danno. Passiamo ora al danno ambientale. Quando ci fu il disastro, un uovo nella cucina di Odradek andò a male e si ruppe all'istante. Questa cosa è fisicamente impossibile. Le radiazioni non sono capaci di fare questo. L'uovo si è rotto lo stesso. Ancora oggi non è chiaro se questo aneddoto, raccontato dalla moglie, sia frutto di fantasia o vero. Quel che è certo è che la centrale nucleare rilasciò una quantità imbarazzante di materiali contaminati. Principalmente cesio-137, cesio-134, stronzio-90 e così via. Questi elementi continueranno ad emettere radiazioni fino a 30 anni. Si era formata una gigantesca nube radioattiva che con il vento aveva iniziato ad andare oltre. Questo comportò una pioggia radioattiva che iniziò a colpire tutti i villaggi vicini e a contaminare tutto quello che toccava. Questa nube a volte decadeva in forma di una sorta di neve fatta di cenere, mentre a volte si condensava in una sorta di nebbia rosso-bruna che andava ovunque. Si è creata una zona alienata in cui nessuno può entrare a parte il personale autorizzato. Quest'area di 5.000 km incluse parecchi centri abitati e industriali, comprese diverse zone ricche di risorse, causando un danno economico in termini di perdita di crescita difficile da calcolare. La nube radioattiva si era spostata anche in altri paesi, perché il nucleare non conosce confini quando va storto. I radionuclidi, oltre a spostarsi per via aerea, si sono spostati in acqua. I radionuclidi si sono depositati nei fiumi e da lì sono stati trasportati a valle, contaminando anche zone molto distanti, fino ad arrivare al mare. Nelle acque del mare tutta la barriera corallina divenne completamente sbiancata, morta. Passiamo alle piante. A causa delle contaminazioni delle acque e del suolo, il terreno attorno alla centrale divenne totalmente sterile per parecchio tempo. Non cresceva più niente. Si prevede che la zona più vicina alla centrale rimarrà contaminata per secoli e secoli. Le piante sopravvissute mostrarono evidenti segni di avvelenamento da radiazioni. Smisero di fare semi, persero tutte le foglie, i loro tronchi divennero secchi e i rami distorti. Quelle che avevano ancora le foglie le producevano di un orribile color sangue. Una foresta rossa. Problema. Questi alberi stavano assorbendo un sacco di radionuclidi dal terreno e dall'acqua e il loro legno ne era pieno. Quando scoppiava un incendio o si decomponevano, tutti quegli elementi tossici e quei metalli pesanti tornavano liberi nell'aria come polveri sottili. Molti si sono avventurati ad esplorare la foresta rossa. Quasi nessuno tornava vivo. I pochi che tornavano vivi non vedevano il compleanno successivo.
Passiamo agli animali. Non è chiaro quanti siano morti sul momento del disastro. Sappiamo però che c'era uno stormo di uccelli che volò disgraziatamente sopra la centrale e andò incontro al fumo. Iniziarono a cascare addosso ai pompieri morti stecchiti, creando uno scenario francamente apocalittico. Gli animali vennero contaminati sia direttamente, dall'acqua, dall'aria andando vicino alla centrale, sia indirettamente mangiando le piante contaminate e soprattutto un certo fungo che assorbiva i radionuclidi. Le conseguenze sulla fauna furono catastrofiche. I ricercatori trovarono parecchi cadaveri e consideriamo comunque che qualche predatore sopravvissuto ne avrà mangiati molti. Questo nei giorni successivi al disastro. Nei mesi successivi, animali allevati molto lontano dalla centrale iniziarono a morire, causando una piccola carestia nella regione. I discendenti di questi animali erano spesso mutati, e per questo motivo la gente aveva paura a mangiare cibo proveniente da allevamenti in quelle zone o che avevano pascolato in quelle zone. Ma la legge Marolli, fatta 3 anni dopo, rese illegale specificare se un prodotto derivava da zone contaminate o meno, per non sfavorire il libero mercato. Sappiamo solo una cosa: quella era una zona di nidificazione e migrazione per parecchi uccelli. Ancora oggi non sono più tornati. E ora passiamo agli umani. Se a Fukushima c'è stato almeno un morto da radiazioni, se a Chernobyl migliaia, probabilmente poche decine di migliaia, il disastro Epsilon fu un dramma umanitario, paragonabile a 1000 Hiroshima tutte insieme come esposizione. Sono morti in 250 immediatamente dopo il disastro, ed altrettanti nei mesi e i primi 2 anni successivi, per via di un numero enorme di tumori, per un totale di 500.000 di morti. Ma questi sono solo i morti fino ad ora, non i morti totali. Gli scienziati hanno difficoltà a stimare i morti, perché la quantità di radiazione è stata veramente gigantesca. Si stima che come minimo moriranno 20.000 persone. Questo se e solo se moriranno quelli esposti a quantità pesanti di radiazioni ancora in vita. Ma le stime più realistiche, che utilizzano le meta-analisi, comprendono anche esposizioni minime aumentante il fattore di rischio. Parlano realisticamente di 250.000 di morti, quasi tutti nel paese dell'incidente. Moriranno quasi tutti per tumore. Ovviamente qualcuno potrebbe morire prima per altre cause, qualcuno potrebbe curarsi bene, è una stima, e come tutte le stime si basa su probabilità e non su certezze. Oltre ai morti ci sono anche altri danni da considerare. I feriti. Un sacco di persone sono sopravvissute ma hanno riportato ustioni di radiazione. Hanno dovuto subire trapianti e trasfusioni che hanno completamente svuotato le banche del sangue. Hanno sviluppato tumori con cui lotteranno per tutta la vita. I radioelementi si accumularono nei loro organi vitali, ma il danno più immediato è quello alle cellule dei tessuti che si riproducono molto, ossia pelle, capelli, midollo osseo. Da qui i sintomi. Perdita totale dei capelli. Molti li hanno persi per sempre. E in modo inquietante alcuni li hanno persi solo da un lato, il lato che guardava alla centrale al momento dell'incidente se erano vicini. Perdita di lembi di pelle. Poi ci furono i danni alla prole. Molti dei sopravvissuti rimasero totalmente sterili. Moltissime donne erano incinte nei villaggi vicini alla centrale. Il 90% di loro ebbe aborto spontaneo. Il 9% di loro ebbe figli con terribili malformazioni che morirono nel giro di poco tempo, tra focomelia, ciclopia e altro. L'1% sembravano sani, ma crescendo diversi di loro rivelarono effetti notevoli. QI drasticamente più basso, tassi di tumore tiroideo più alto, albinismo dilagante. Ma più della centrale fece il panico, cosa su cui Marolli marciò per moltissimi anni. Moltissime donne, pur non avendo problemi, pur essendo lontanissime dalla zona contaminata, prese dal panico, ricorsero ad aborto. Una marea di aborti che misero a dura prova le cliniche, piene di obiettori di coscienza. Ma ora parliamo dell'uomo che subì il danno peggiore di tutti. Qualcosa di molto, molto peggio della morte. Odradek aveva capito che Marolli stava mentendo e per questo motivo coordinò di persona i soccorsi. Aveva capito sin da subito che sarebbero morti avvicinandosi a quell'inferno infuocato che era la centrale, ma aveva capito che se non avessero isolato subito il problema sarebbero molte, molte più persone. Molte di più. Lo disse ai suoi uomini. Nessuno di voi sopravviverà se mi seguirete. Nessuno di loro si ritirò. E a questi eroi vennero negate le pensioni per i parenti, a causa della legge Marolli. Odradek raggiunse la centrale nucleare e lì si occupò di coprire materiale di isolante per spegnere l'incendio e chiudere la falla. Ironicamente Marolli si era salvato dalla contaminazione perché si trovava nell'unica stanza totalmente isolata dalle falle e andò via dalla centrale per elicottero per primo,
ma non prima di indicare ad Odradek il nucleo del problema. Odradek vide la sala centrale, sapeva di dover entrare e che ogni secondo che indugiava altre persone sarebbero morte, ma sapeva che quello era un viaggio di sola andata. Si mise la tuta da palombaro per immergersi nell'acqua tossica. Quando Marolli gli disse di non entrare perché persino lui sapeva che non sarebbe tornato, Odradek gli rispose: «Mia moglie, il nostro figlio non ancora nato, e migliaia di altre vite sono più importanti della mia». E così scese lì, in mezzo all'acqua. Un'acqua profondissima e oscura, e Odradek poteva giurare di sentire ogni tanto qualcosa toccargli i piedi. Odradek raggiunse la turbina e riuscì a girare la maniglia per fermare il flusso. Marolli osservò Odradek distorcersi da lontano. Non poteva saperlo, ma dentro la tuta stava urlando di dolore. Odradek venne portato in ospedale. Cercarono subito di togliergli la tuta da palombaro. Fu un pessimo errore. Per intenderci, il disastro Epsilon fu circa 10 volte peggiore del disastro di Chernobyl in termini di rilascio di materiali radioattivi. I liquidatori vennero esposti alla bellezza di 100.000 Röntgen l'ora. I soccorritori iniziarono a notare che qualcosa non andava perché sentivano un fortissimo sapore metallico in bocca. Sentivano una sensazione strana, come di aghi invisibili affilati dentro le loro ossa. Poi avevano nausea e iniziarono a vomitare uno dopo l'altro. Poi iniziarono a perdere i capelli, a vista d'occhio, fino a rimanere completamente calvi. Morirono tutti quanti in pochi minuti dall'ingresso della centrale. Odradek fu quello che subì l'irradiazione peggiore di tutti. Non appena venne aperta la tuta, i dottori notavano che aveva una pelle oleosa e che la pelle era rimasta attaccata alla tuta stessa e togliendogliela si strappava, mostrando i muscoli pieni di pus. Immediatamente tutti i medici e gli infermieri attorno a lui iniziarono ad avvertire un fortissimo odore di uova marce. Poi iniziarono a sentire nausea forte, e poi tossirono, e tossivano sangue, e poi iniziarono a vomitare, e il loro vomito era un mix di sangue e bile nera, per poi svenire. Anche loro avevano subito avvelenamento acuto da radiazioni, solo per essere stati esposti al corpo di Odradek. Un team di emergenza, armato fino ai denti di protezioni antiradioattive, chiuse immediatamente la tuta ermetica. Ora, tutti, e ripeto, tutti sapevano che Odradek era condannato, e in effetti si chiesero come mai era ancora vivo. Qualcosa nel suo corpo era diverso da qualsiasi altro essere umano. In ogni caso, si cercò di aiutarlo bombardandolo di anestetici e di tutte le medicine del caso. Il problema è che erano tutte cure palliative. Si potevano soltanto fare trasfusioni di sangue bucando la tuta, facendo attenzione a non far uscire più aria del necessario, e non si poteva operare. E poi operare cosa? L'unica cosa che fecero fu appendere i suoi arti in modo che non poggiassero sul letto, perché era chiaro che la sua pelle completamente bruciava, soffriva disperatamente ogni volta che toccava qualcosa. Ma comunque la tuta, pregna di sudore, sangue e pus, lo toccava costantemente. Odradek venne tenuto in vita il più possibile. E qui dobbiamo parlare, che ci crediate o meno, di politica. L'arcivescovo Caifas era stato un importante vescovo cattolico un tempo, appartenente all'ala destra della Chiesa americana. Tuttavia era stato scomunicato quando si era rifiutato di obbedire al nuovo papa sulle benedizioni omosessuali, e in seguito aveva anche negato l'olocausto. Caifas venne sospeso e per tutta risposta decise di creare una sua chiesa autocefala, obbediente a Mosca, con tutti i preti e i vescovi scismatici e conservatori e scomunicati da Roma. La sua chiesa, chiamata Chiesa Cattolica Americana di San Pio II, era ultraconservatrice, creazionista, letteralista, sosteneva che gli Stati Uniti erano un paese illegittimo perché avrebbero dovuto ad obbedire al loro legittimo re, e la chiesa di Caifas era inoltre contraria ad ogni tipo di eutanasia ed era a favore dell'accanimento terapeutico, dicendo che chiunque fosse malato andava curato e la sua vita estesa artificialmente, a qualsiasi costo, per quanto atroce, doloroso e inutile. Odradek lottò contro le radiazioni per 3 giorni e 3 notti, con un respiratore attaccato, prima di morire tra atroci dolori, urlando e contorcendosi. Ed è a questo punto che Caifas si mise in mezzo di nuovo. Disse che non era possibile seppellire Odradek, perché il suo cuore era ancora attivo, grazie ad una macchina, e respirava ancora, grazie ad una macchina,
e che dunque era ancora vivo. Disse che il fatto che il cervello fosse inattivo da 20 ore era irrilevante e disse a tal proposito: «Il cervello non è in alcun modo collegato alla coscienza. Se fosse così, dovremmo supporre che gli animali hanno dei diritti e che l'aborto sia legittimo. E questa è pura e semplice eresia modernista e comunista, che comporterà scomunica immediata». Caifas aveva un enorme peso politico, era legato a tutta la kermesse conservatrice ed era uno storico amico di Marolli, e minacciò di scomunica immediata, con probabili licenziamenti susseguenti, tutti i medici che avessero osato staccare la spina. I medici cercarono di spiegargli che era morto, proprio morto, che stavano alimentando un cadavere. Ma Caifas, per tutta risposta, organizzò un processo contro gli scienziati con l'accusa di eresia. Vennero sostituiti da obiettori di coscienza, principalmente radiologi. Il corpo di Odradek venne alimentato continuamente, mentre un vero e proprio dibattito infiammava il paese. Il resto del pianeta guardava inorridito e diceva: ma è morto, seppellitelo! Alla fine, nonostante le pressioni, si decise di staccare la spina. E allora i seguaci di Caifas fecero delle proteste davanti all'ospedale, dicendo: «Odradek, svegliati, ti vogliono ammazzare!» e chiamando assassini i medici, a cui arrivarono diverse minacce di morte. Alla fine la spina venne staccata e venne eseguita l'autopsia. Il cervello di Odradek era in decomposizione da un sacco di tempo, era già morto come avevano detto gli scienziati. Ma il circo non era terminato. L'arcivescovo Caifas disse: «Non possiamo fornire un funerale cattolico ad Odradek, perché è morto suicida e dunque si trova già all'inferno mentre parliamo». Quello stesso giorno, Caifas celebrò un funerale cattolico in latino, scismatico ma vabbè, per il patriarca della famiglia mafiosa italoamericana dei Gumbetti, dicendo che era sicuramente in paradiso. John Gumbetti era uno stragista impenitente che fino alla morte aveva detto: «Mi pento solo di non averne ammazzati abbastanza». Ma torniamo a Marolli. Marolli non era rimasto con le mani in mano e sapeva che, se si fosse giunti ad un processo, sarebbe stato responsabile di tanti di quegli omicidi che gli avrebbero dato la sedia elettrica. E così iniziò una lunga campagna pubblicitaria, allo scopo esplicito di diminuire l'entità del disastro, usando tutta la sua influenza politica, in modo da non essere colpevole di niente. Marolli anzitutto parlava soltanto di morti, si rifiutava categoricamente di parlare di feriti, malati di tumore, danni ambientali ad animali o al suolo. Parlando solo di morti, che erano molti meno dei feriti, il danno era più piccolo. Poi si rifiutò di riconoscere i danni futuri che il disastro avrebbe provocato alla popolazione. Si riferiva unicamente ai danni presenti quando dibatteva gli scienziati. Solo chi è morto adesso andava contato, forse. Poi commetteva cherry picking, prendendo tutti gli studi più a ribasso possibile sul numero delle vittime, riducendolo a poche migliaia, che arrotondava sempre per difetto. Lo studio più a ribasso di tutti, privo di peer review, commissionato da un'azienda nucleare russa, affermava che erano morte 4.700 persone, e lui nei comizi citava questo studio dicendo che erano morte massimo 4.000 persone. Poi proseguiva dicendo che in realtà quasi tutti i morti erano colpevoli. Sì, avete capito bene, Marolli diede la colpa alle vittime dicendo che era stata colpa loro se si erano avvicinate alla centrale. Si era dimenticato un paio di cose. Primo, che il disastro era accaduto di notte, quando quasi tutti dormivano. Secondo, che lui stesso aveva chiesto alla popolazione di non evacuare. Terzo, che il raggio di contaminazione era così ampio che, a meno di non essere dei leopardi, non si sarebbero potuti salvare in ogni caso, solo diminuire il danno. Ma il suo slogan funzionò, e gran parte delle vittime furono viste da una grossa porzione di pubblico come colpevoli. Marolli venne criticato dalle famiglie delle vittime e per tutta risposta lui le querelò. Querelò le famiglie delle vittime per diffamazione. E vinse, perché alcune di loro si erano fatte scappare un insulto. E poi impugnò i processi come prova che le vittime mentivano ed erano inaffidabili. Legalmente ciò che diceva non aveva il minimo senso, ma come marketing Marolli era un maestro.
E così gli unici effettivi morti erano i liquidatori, ossia i pompieri e i lavoratori d'emergenza. Ma Rolli disse che sicuramente molti di loro avevano già un tumore, essendo questa la seconda maggiore causa di morte naturale, e che quindi il disastro aveva al massimo aumentato leggermente le probabilità, riducendo la stima di morte ad una cinquantina. Di solito arrotondava per eccesso, la cifra era 67. Quando gli fecero notare che le sue cifre erano inesatte, Marolli rispondeva dicendo: «Vabbè, una vittima in più o in meno, che cosa cambia? Smettetela di fare i precisini!» Infine, Marolli disse che un disastro come Epsilon oggi sarebbe impossibile. Le centrali moderne non sono così. Negò che a Fukushima ci fosse quel morto e disse che a Chernobyl non andava contata perché erano passati decenni. E così Marolli coniò il suo slogan: «Il nucleare non ha mai ammazzato». Nei dibattiti, mentre i suoi avversari portavano fonti e prove, Marolli invece attaccava sul personale, facendo battutine, e il pubblico era in delirio e applaudiva. Marolli in un certo dibattito disse: «Lei è un ignorante! Un analfabeta funzionale! Un maledetto comunista! Un maiale!» E il pubblico applaudiva istericamente, e così Marolli, ringalluzzito, chiede di nuovo del maiale, e lo fece ancora e ancora, e così nacque il suo più famoso tormentone: dare ai suoi nemici dei maiali. E così, insultando e screditando i suoi avversari, Marolli riuscì a crearsi un'enorme rete di seguaci in tutto il paese. Non solo, attorno a Marolli si schierò tutta la grande industria energetica del paese. 18 aziende petrolifere, 21 colossi del gas, 5 multinazionali del carbone e diverse grandi banche. Perché il carbon fossile si spendeva così tanto in difesa del nucleare? Semplice, il nucleare ci metteva un sacco di tempo ad iniziare a produrre energia. E fino ad allora servivano i combustibili fossili. Il nucleare costava sempre molto, quindi era sconveniente. Il nucleare faceva paura. Il nucleare costava così tanto che creava divisioni tra nuclearisti e rinnovabilisti, e le grandi aziende del petrolgas speravano di dirottare più soldi possibili sul nucleare. E Marolli divenne per questo una sorta di martire. Il suo processo venne politicizzato, divenne un processo farsa. I migliori avvocati del pianeta vennero schierati a difenderlo. Venne fatto passare come un campione della libertà imprenditoriale e di un nucleare perseguitato da una stampa spaventata. Marolli diceva: «Ma che volete, maiali? Ancora parlate di Epsilon? È storia vecchia! Sono passate 3 settimane!» Durante il processo Marolli prendeva in giro l'accusa, si metteva a cantare di tutto e di più, e alla fine venne assolto per mancanza di prove. Marolli aveva vinto e il ceto liberale lo ricompensò, definendolo il loro simbolo. Marolli venne incluso nel successivo governo con linee guida per pianificare la rinascita del settore della fissione. Marolli anzitutto alzò di 10 volte il limite di radiazioni permesse, così da alterare artificialmente i dati del disastro e rendere la quantità di soggetti esposti a dosi pericolose 10 volte più bassa. In secondo luogo diminuì enormemente le regolamentazioni per il settore nucleare, privatizzandolo e lasciando che le aziende del carbon fossile se lo mangiassero. In terzo luogo impose di togliere tutti i finanziamenti agli studi prospettici che volevano continuare a studiare i danni del disastro Epsilon, dicendo: «La conta dei danni finisce qui». Infine massacrò di tasse solare, eolico, geotermico e soprattutto il suo arcinemico: l'idroelettrico. Quando parlava di idroelettrico, Marolli gli occhi gli diventavano rossi. I soldi per il rinnovabile vennero dirottati tutti quanti in centrali nucleari, il che significava che, per parecchi anni, il paese sarebbe dipeso dai fossili. Le emissioni del paese aumentarono dell'800%. Le centrali già davano i primi segnali di ritardo nella costruzione, ma guai a farlo notare, Marolli era ormai il simbolo dell'apologia liberale. Fece passare una legge che faceva arrestare chi criticava il nucleare in manifestazioni o occupazioni, facendo manganellare gli studenti. Il paese divenne sempre più inquinante, sempre più caldo, sempre più secco, e qualcuno diceva che di questo passo sarebbero esplosi incendi ovunque. Marolli lo definì un maiale e lo querelò. Il suo capolavoro fu proprio Odradek. Odradek in teoria andava sepolto, ma il suo corpo era così contaminato che era necessario seppellirlo in una barra di piombo spessa 20 cm come minimo. Marolli invece chiese qualcosa di diverso. Fece fondere il piombo e lo fece versare sulla tuta con dentro il cadavere e ne fece una enorme statua che fece piazzare sul sito del disastro nucleare.
Odradek era sempre stata una persona umile ed era stato in vita un nemico storico di Marolli e soprattutto non erano note le sue posizioni sul nucleare. Marolli lo aveva fatto imbalsamare, lo aveva trasformato nel suo migliore amico con cui insieme avevano salvato milioni di vite e infine lo aveva fatto passare per il simbolo della lotta per il nucleare, dicendo ai suoi avversari «Maiale! E allora Odradek è morto per niente?» E così sulla statua c'era scritto «Odradek, morto per aiutare il nucleare a diffondersi in tutto il pianeta». Si ringrazia Marumind per i disegni esclusivi che avete visto in questo video. Trovate il suo Instagram in descrizione. Si ringrazia anche Demone Nero per averci prestato la sua voce. Trovate il suo link in descrizione. Se i miei video ti piacciono, dai un'occhiata al mio TP, dove potrai donare per supportare il canale e ricevere in cambio dei premi. In descrizione trovate anche il mio merchandising. Se questo video ti è piaciuto, ti metti a mettere mi piace ed iscriviti al canale. Ringrazio i miei patrons e ci vediamo al prossimo video.